Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Giove Polo. Ciao Giove! Ciao, ciao Emanuele, ciao a tutti! Allora, noi partiamo sempre con la domanda, come dire, per rompere un po' il ghiaccio, anche per conoscerci un po' meglio. Chi è Giove Polo? Ovviamente artista, musicista, ma noi vogliamo sapere anche chi è Giove Polo di tutti i giorni, no? Siamo molto curiosi. Giove Polo di tutti i giorni, allora, è un ragazzo di 32 anni, laureato in scienze motorie, e quindi ha seguito la strada dello sport e lavoro in palestra, alleno uno dei ragazzi non agonisti di atletica leggera qui nel mio paese e gioco anche a calcio a 5, quindi insomma non ci facciamo mancare nulla. Certo, giustamente. Da una parte lo sport che è molto, come dire, molto quadrato, no? Dall'altra parte la musica che è molto più, come dire, lato artistico, è un po' più vago sotto questo punto di vista, però anche quello è molto quadrato. Sì, sì, è vero. Sono due cose per certi aspetti diverse, però la creatività, diciamo, che c'è in entrambe alla fine, no? Quindi sì, diciamo che bisogna essere creativi un po' ovunque. Certo, giustissimo. Senti, mia curiosità personale, nasce prima la passione per lo sport o per la musica? Ma allora, lo sport da sempre fondamentalmente, da quando ricordi. E la musica è una cosa che è venuta un po' più in là. Cioè, comunque ho sempre ascoltato da quando sono piccolo musica eccetera, però io ho iniziato a giocare a calcio, per dirti, quando avevo 6 anni, in prima elementare, e la musica ho iniziato a suonare la chitarra che ero alle superiori, quindi 15 anni circa, insomma, e da là poi la passione è aumentata, devo dire. È cresciuta col passare del tempo fino ad arrivare, insomma, a farmi provare, insomma, a registrare qualche brano, ecco. Quindi diciamo che il calcio, cioè, comunque lo sport in generale, c'è stato sempre, e la musica è arrivata crescendo col passare del tempo. Senti, a proposito di musica, oggi è un gran caos, no? Dal punto di vista proprio musicale, cioè sia da parte di chi ascolta ovviamente, ma anche da parte di chi la fa, no? Sono arrivate le famose piattaforme, hanno un po' sconvolto un po' tutto, no? 60 milioni di brani su uno smartphone, oggi ormai a portata di click c'è praticamente tutta la musica che vogliamo, no? Ecco, oggi sembra facile, no? Pubblicare, forse sì, nel senso è più semplice di prima, però emergere, far passare il proprio messaggio non è semplicissimo. Sì, diciamo che esatto, come hai detto tu, come è più semplice, tra virgolette, pubblicare qualcosa, sicuramente, però arrivare, cioè, è difficile, più che altro, ovviamente, c'è molta più possibilità per chiunque di registrare un brano, di conseguenza, c'è tanta concorrenza, chiamiamola così, anche se alla fine è creatività, è arte, quindi è libertà di espressione, e più persone la fanno meglio è. Quindi da questo punto di vista assolutamente è così adesso. Poi ci sono vari generi, cioè si è ampliato un po' tutto, diciamo, adesso, no? Ci sono più possibilità per tutti, sicuramente. È vero, sono d'accordo con te sotto ogni punto di vista. Forse, ecco, visto che tu fai sia uno sportivo che un musicista, ecco, forse è più difficile, cioè più facile oggi, ecco, far comunque parlare di sé dal punto di vista musicale, perché ecco, c'è comunque tanta voglia di esprimersi, no, sotto ogni aspetto. A livello sportivo invece rimane sempre complicatissimo, cioè poi emerge a livello sportivo lì, ovviamente, oltre al talento che deve esserci nativo, ecco, diciamo, questo punto di vista serve tantissimissimo impegno. Ma a parte quello, c'è una differenza sostanziale comunque, che la musica non ha età. Sì. E quindi
puoi tra virgolette emergere a qualsiasi età, cioè non c'è una fine, cioè, finché non ce ne andiamo da questo mondo, fondamentalmente hai la possibilità comunque di creare qualcosa, cioè, col passare del tempo acquisisci più esperienza per certi aspetti, però veramente puoi creare sempre qualcosa. Lo sport lo fai negli anni d'oro, negli anni migliori, dopo a un certo punto continui a tenerti in forma, ma non più con la condizione che avevi nell'età, insomma, in cui il fisico ti consente tutto, ecco, quindi è vero. Questa è la differenza sostanziale. Poi i social, comunque, da questo punto di vista, sicuramente le piattaforme, i social, comunque aiutano, cioè, per dare, tra virgolette, visibilità, ecco, quindi da questo punto di vista sì. La differenza secondo me è questa, fondamentalmente. Senti, siamo molto curiosi invece di ascoltare ovviamente la tua musica, quindi direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo il tuo nuovo singolo e poi torniamo. Non riesco a respirare aerosol, mi sballi totalmente self control, che rischio quasi sempre un autogol, 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 autogol. Poi i tuoi occhi azzurro luminol, sale già la febbre, tachidol, palleggi sulla spiaggia like due scemi, spariscono i problemi che ho. Non lo so cos'è, forse sì. Sai tu, sai tu, in disco sotto la console, saltando come palle da ping pong, tutta la notte pari all night long, all night long, all night long, all night long. Non lo so perché, o forse sì. Sai tu, in diretta qui su Web Live TV Music Destination, siamo con Giove Polo, abbiamo appena ascoltato Luminol, il tuo nuovo singolo, se non sbaglio in radio e in digitale dal 6 ottobre, quindi come dire fresco fresco, ecco, parlaci un po' di questo brano, come arriva? Come arriva? Arriva, nasce l'anno scorso, in un momento particolare, e niente, praticamente ho associato gli occhi della persona che mi ha ispirato la canzone, che erano azzurro, di questo colore azzurro intenso, al Luminol, che è lo strumento che appunto utilizza la scientifica per rilevare le tracce di sangue, no? In una scena del crimine. Siccome mi piaceva questa associazione, diciamo, avere la stessa intensità, la stessa forza, e poi comunque Luminol è una parola singola ad effetto. E il brano è nato così, diciamo, fondamentalmente l'idea della canzone, del titolo è uscita anche abbastanza rapidamente, devo dire, quindi l'ho scritta di getto e ho sentito da subito comunque che doveva essere un brano che coinvolgente, diciamo, che trascina, e per questo anche ho optato, diciamo, per il punk rock. Senti, come invece genere.
Senti, invece abbiamo visto anche il videoclip di questo brano. Come nasce l'idea del video? Guarda, ti dico la verità, è nato il fondamentalmente il giorno che ci siamo messi d'accordo di fare il video, cioè nel senso che dovevamo trovarci. Io avevo avuto questa idea, ne ho parlato con il regista del video, che tra l'altro è anche il mio produttore, perché hanno anche la parte video, e niente, gli ho spiegato questa idea qui che avevo io. Siccome avevo questa foto di due occhi, e allora praticamente la foto della copertina di Luminol è l'occhio di una delle mie amiche storiche, che ha questi occhi azzurri bellissimi, allora le ho chiesto se mi faceva questa cortesia, ecco. E fatalità, mi ha mandato anche un'altra foto con tutti e due gli occhi, che inizialmente non pensavo di utilizzare, ecco. Però mi è venuta appunto questa idea, allora gli ho chiesto se era possibile magari con un proiettore proiettare le immagini sul muro, e ci siamo riusciti alla fine. Volevo una cosa molto semplice alla fine, perché la canzone dura 2 minuti e mezzo, è veloce, quindi secondo me costruire una storia magari, hai capito, un po' più articolata non aveva senso su un brano così veloce. Magari se fosse durato, per dirti, hai capito, 4 minuti circa, sì, l'avrei costruita, anche perché mi piace comunque anch'io col montaggio video, me la cavo abbastanza, quindi per dirti mi piace proprio provare anche appunto da questo punto di vista, però alla fine insomma è nato così fondamentalmente, e quindi l'abbiamo fatto in velocemente anche il video, e dai, son contento, ti dico la verità, perché alla fine è venuto come speravo, ecco, come immaginavo. Senti, oggi abbiamo detto anche prima, la musica passa anche attraverso i social network, no? Che sia Facebook, per i più oggi, come si vuol dire, poi è arrivato Instagram, TikTok, iper mega veloce, e oggi ci sei, domani sei nel dimenticatoio, molto strano. E allora, com'è il tuo rapporto con i social network? Guarda, ti dico, allora, io penso che, allora io ho 32 anni, io penso che mi siano arrivati all'età giusta, nel senso, perché Facebook mi sono iscritto nel 2008, e quindi diciamo che, e tra l'altro ovviamente noi entravamo su Facebook all'epoca dal computer, perché ovviamente i telefoni non avevano tutte le connessioni che sono arrivate dopo, eccetera, quindi tu entravi dal PC, vedevi quello che era successo, eccetera, e poi ti disconnettevi fondamentalmente, quindi primi tempi era così. Poi ovviamente adesso che c'è tutto, poi vabbè, da Facebook, Instagram e tutto quanto il resto, ovviamente io li ho sempre usati con leggerezza, diciamo, no? Quindi li uso per quanto mi riguarda, con abbastanza leggerezza, poi ovviamente seriamente per quanto riguarda il discorso della musica, ecco, quindi da questo punto di vista sono serio, ecco. Però non diciamo che, se devo dire una cosa, ecco, la dico a voce, per dire, no, sì. O parlo, cioè certamente non la dico sui social, cioè nel senso, i social li ho sempre visti veramente come svago, mettiamola così. Quindi, ed è il giusto approccio, c'è poco da fare, quello è quello come andrebbe preso, insomma, senza prendersi magari troppo sul serio, altrimenti poi ci si ammala, no, tutto questo aspetto. No, assolutamente, autoironici sempre, esatto. Anche se no veramente non ne vieni più fuori, cioè, bisogna sempre ridere. Verissimo, d'accordo con te al 100%. Senti, siamo questa alla fine della nostra chiacchierata, le ultime due domande di rito. La prima, sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione, no? In lievitazione, diciamo così. Nel tuo cassetto che c'è? Nel mio cassetto c'è un EP a cui sto lavorando, e adesso appena lo ultimeremo, insomma, prima uscirà il singolo che lo anticiperà fondamentalmente, poi uscirà l'EP, è il mio lavoro più sentito, e ti dico, non vedo l'ora che sia pronto, insomma, per
per farvelo ascoltare anche, ecco. E anche noi siamo molto molto curiosi. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come, dove ti trovano? Allora, vai, mi trovano sui social come Giove Polo, allora su Facebook, Instagram e su Spotify, su tutte le piattaforme digitali, sempre come Giove Polo. Su YouTube ho un canale, il mio canale si chiama Giove Polo Official. E ecco, queste sono tutte le vie. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Giove Polo, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Giove Polo, grazie per averci fatto compagnia. Grazie mille a te, grazie a tutti e buona giornata. Linea alla regia.